Rieccoci ragazzi, bentornati a tutti sul canale di Nico in Game. Ci stiamo dirigendo verso la casa d'aste perché qualcuno ha avuto la brillante idea di rubare il patrimonio di Fisk e adesso noi dobbiamo andare lì a indagare. Mi sono praticamente, ragazzi, esplorato questa zona. L'ho sbloccato, ho attivato tutte le varie antenne, le torri. Ho recuperato, ho scattato qualche foto, ragazzi, come potete vedere, qua, un po' dappertutto. Ho anche recuperato zaini, eccetera, eccetera. Comunque, siamo qua, entriamo, via. La pazienza. Dov'è quel dossier? C'è altra gente qui. L'avranno preso. Quelle maschere. Chi sono questi tizi? Qui ci siamo solo noi. Dobbiamo trovare il dossier. Altrimenti ti uccido. Brutta storia. Se mi scoprono la uccideranno. Devo agire in silenzio. La facciamo stealth. Yui, non era un falso allarme. Abbiamo degli uomini armati a volto coperto e un ostaggio. È in corso una rapina. Ricevuto. Invio delle pattuglie. Nel frattempo assicurati che la situazione non precipiti. Contaci. Ah, vediamo un attimo. Map offline, vabbè. Abbiamo parecchi gettoni, ragazzi. Le schivate perfette incrementano temporaneamente i danni. Ok. I nemici impiegano più tempo a individuarti in modalità furtiva. Questo lo prendiamo. Imbuttiture a gel riducono i danni da mischia subiti. Vai. Abbiamo un punto disponibile, ma ce lo teniamo per il momento. Far la stealth è pieno di gente, però. Dobbiamo per forza calarci da quella gratta. Da qua. Devo fare rumore. Non posso allertare gli altri. Attendi che un nemico si trovi sotto di te per seguire l'animazione. Ok. Ok. Di avvolti nella ragnatela. Non volevo attivare questo. Volevo attivare... Spero che questa... Com'è che funzionava? Scusate, perché non mi ricordo tanto i tasti. Mi a conquistare il territorio di Kingpin. Ah, questo. Devo di prendermi un fine settimana di relax. Questo. Serve una tela dall'alto. Ok. Attento. Ora sta buono. Arriva qualcuno. Qua giù mi vedranno. A spazientirmi. È un'altra donna, ve l'assicuro. Deve avere lei il dossier. Se qui c'è qualcuno, dov'è? Non lo so. Non lo so. Non lo so. Muoviti, Pete, prima che i delinquenti delinquano. Yanjing Zhen Dadian. Yo, Kyla.
Cazzo. Potere dei nemici lanciando ragnatele su oggetti e superfici circostanti in modo da creare un diversivo. Ah, tipo quello. Perché me l'ha tolto, ragazzi. Ehi, quella cos'è? Sono sicuro appartenga. Fermo! Amico, se avessi una moneta per ogni fermo. Ehi, Pete. Ah, Mary J. MJ. Che cosa ci fai qui? Quello che fai tu, lavoro. O almeno ci provavo. Oh, questa deve essere tua. Sì, grazie. Robby ti ha chiesto di coprire una rapina per il Bugle. Beh, in realtà Robin non sa che sono qui. E fino a poco fa non c'era nessuna rapina. Ti spiego. Posso aiutarla? Salve, Mary Jane Watson, scriverò un pezzo sulla sta di Fisk. Salve. Craig l'aveva annunciata per domani. Mi piace bruciare le tappe. Beh, a me no. Temo dovrà tornare domani. Certo, d'accordo. Mi scusi. Ehi, Craig! No, mi spiace, è che a quanto pare dovremmo scegliere qualcos'altro per la copertina. Non lo so. Magari il pezzo sull'espressionismo? A ripensarci, possiamo anticipare a oggi. È sicura? È qui, cogliamo l'occasione. Grazie. Craig, non importa. Tutto ok. Cominciamo. Si guarda intorno con Ah, familiarità ok, con le zitti, zitti. opere. Quando vuole, mi trova accanto alla Siamo nei statua di panni di Bach. Mary J. D'accordo? Posso prendere la katana? Nel loro primo scontro, Fisk ha usato questa per affettare Peter. Quella volta Peter è fuggito, è crollato mezzo morto nel mio giardino e ho dovuto rubare la macchina di papà per portarlo in ospedale. Il primo dei troppi momenti MJ infermiera. Era una bella gnoccona. Svelò al mondo oscuri crimini. Giornalismo investigativo vecchia scuola. Mi piace. Chi era per Fisk questa Vanessa? Mi avvisi quando è pronta. Certamente. Iniziamo dal pezzo forte. Un Kakie Monbaku unico nel suo genere. Magnifico. È un Mifune. Esatto. Il signor Fisk ha un gran gusto. Conosceva bene Fisk prima del suo arresto? Solo in termini professionali. Ho gestito molte vendite per lui. Andiamo avanti, prego. Sì, la seguo. Allora, la colorazione a chiazze di quest'opera si richiama alla tradizionale tecnica Tarashikomi. I due Nio lasciano senza fiato. Non mi sorprende che Fisk amasse questo posto. È nel suo stile. Lui amava il dualismo. La distruzione grida, ma la creazione opera in silenzio. Si sono mai verificate anomalie nelle vendite che ha gestito per lui? No, no, certo che no. Non che io sappia.
Guardi gli intarsi d'oro su questo servizio da te cerimoniale. Ho un amico belli, che cura e lui pensa che Fiska si occupasse d'arte per riciclare merci rubate. Anche io ne ho un paio in casa. Erano di mia nonna. No, certo. Mi stavo solo chiedendo, ora che è in prigione, se non avesse mai notato nulla di strano. Senta, si sta facendo tardi e ho altri impegni. Forse è ora di scrivere la foto di copertina. Quando ha saputo di lei, il mio amico della procura ha detto che il suo nome gli suonava familiare. Pensi alla foto, per favore. Si metta lì. Come ha sentito foto di copertina, la ragazza ha cambiato subito idea. Non voler dire niente riguardo le attività di Fisk, neanche in via ufficiosa. Non credo che i vostri lettori siano interessati a... Cavoli. Aspetti qui. Oh, io la foto l'ho fatta, eh. Aspetta. Non posso entrare ora, mi vedrebbe. Pronto? Craig. Craig, ti richiamo dopo. Mia cara, credo sia ora di salutarci. Sì, potrei usare un attimo il bagno? Certo, mi segua. Grazie. Questa è una galleria splendida. Senza dubbio, ma non speri di rivederla in futuro. Il bagno è dietro l'angolo. Faccia presto. Certo. Torno subito. Mi scappa. Mette pazienza. Ciao Craig, speravo di sentirti. Perché la giornalista che hai mandato non vuole affatto scrivere un articolo promozionale. No, è ancora qui. Devo entrare nella stanza privata. Se ho ragione su quella statua, c'è un po' casino, però. Uscirà una storia sensazionale. Come ha rimandato l'appuntamento? Quando i nemici si insospettiscono e cominciano a indagare, vedrai comparire l'icona. Indica che sei stato scoperto. Piano. Se non è la tua giornalista, allora chi è? Cazzo. Chi c'è nella mia casa d'aste? No, se passa adesso mi vede. No, tu non sistemi un bel niente. Primo, faccio arrestare su due piedi Miss Giornalismo Investigativo. No, non mi ha visto. Secondo, Craig, ti strappo personalmente la testa dal collo. Cavolo, è fuori di sé. Certo che è una minaccia, Craig. Sì, Craig. Bene. Non ti credo. Ok. Io me ne aveva parlato. Fisk lo usava per nascondere le prove. Perché la polizia non l'ha preso? So che questa statua si apre. Ma come si fa? Dietro di loro c'è il Neo. Ma sembra diverso. Beh, la statua si muove. La classica posizione del potere latente. È progettata secondo uno schema modulare dotata di 5 diverse articolazioni. Questa statua può assumere molteplici pose. La più comune è quella del Narian Kongo. Bocca chiusa, braccio sinistro abbassato e palmo destro rivolto in avanti. La posizione del potere latente associata al caos e ai mutamenti che scaturiscono da eventi di scarso rilievo. Quindi come quella... Ha qualcosa in mano. Del quadro, del dipinto. Forse questi pezzi si muovono. La mano la posso muovere? Ma non mi ricordo. No, ha la mano alzata.
Qui si vede meglio, eh. Però forse... Il catalogo indicava due posizioni. Bocca chiusa, braccio sinistro giù, palmo destro rivolto in avanti. Forse dovrei girare la testa. Sì, grande. Ci sono quasi. Ok. Manca solo un pezzo. È una di queste. No. Ha qualcosa in mano. È una... è un giavellotto, però corto. È tipo questo, ragazzi. Mi sembra di averle già viste. Questo qua. Perfetto. Norman Osborn. E questo cosa? Respiro del diavolo. Cosa sarebbe? Ma che? Signore, mi scusi. Non può. Ci mancava. Dov'è la statua? È là dentro. E questo stavo è quanto. Scappando verso l'uscita quando ti ho visto. Sei fortunata a essere viva. Guarda che ti ho salvato la pelle poco fa. Comunque, non so chi siano gli uomini mascherati, ma vogliono questo. E io non posso andarmene finché controllano le uscite. D'accordo. Ok, tu nasconditi là e aspetta di avere via libera, penso io ai cattivi. È un buon piano. È bello vederti. Anche sì, per sì. Me. Ciao. Anche se non era l'incontro che avevo in mente. Strano. Io invece lo immaginavo così. Ma forse ha cambiato profumo. Ah, concentrati, Pete. Shindo! Sì, sì, certo. Devo togliere di mezzo quei ceffi prima di proseguire. Ok, Pete, sono nascosta vicino all'ingresso. Avvertimi quando la via è libera. Ricevuto. Ma perché tante storie per un dossier? Cosa c'è dentro? Appunti sul respiro del diavolo. Fisk è stato incaricato di creare un laboratorio segreto. Non è chiaro cosa sia questo respiro del diavolo, ma Fisk sembra temerlo al punto da paragonarlo a un vaso di Pandora. E Fisk non si spaventa facilmente. Devi portare quel dossier via da qui. Aspetta. Ci siamo. No! Lasciami andare! MJ! Aia! Fermi! No! L'avete fatta la stronzata! Prendere ostaggi da vigliacchi, ragazzi. Ehi, perché le vostre mani brillano in quel modo? Siete fantasmi? Non ho mai combattuto un fantasma. Cioè, ho affrontato vari spettri prima d'ora, ma tecnicamente gli spettri non sono fantasmi.
Tutti i fantasmi sono spettri, ma non tutti gli spettri sono fantasmi, chiaro, no? Ah, più che un fenomeno soprannaturale, questa sembra energia. Ok, lascio affrontare un fantasma nella lista delle cose da fare. Che cos'è? Oh merda. Un allenamento niente male. Sembra antica. Conosco qualcuno che può aiutarmi a scoprire da dove arriva. Ci penserò dopo. Ho parlato con Craig. Non sei una sua giornalista. E non scrivi nemmeno per l'Heritage. Mai detto di esserlo. Piacere. Mary Jane Watson, Daily Bugle. Tu. Tu non scriverai neanche una parola di quanto hai visto qui oggi. Sto registrando. Cosa sa del dossier rubato da quegli uomini mascherati? Cosa? Io non... E cosa mi dice di tutta la refurtiva di Fisk battuta da questa casa d'aste? Il suo direttore risponderà al nostro avvocato. Da Mick. Come se questi mesi non fossero esistiti. Quando mica è un ristorante italiano? Non lo so, ma vado matto per queste patatine. Hai ragione, le migliori in assoluto. Allora, come va al Bugle? Beh, visto il messaggio che mi ha inviato, pare che Robby se la sia presa parecchio riguardo la mia ultima buffonata. Sembra che dovrò rivolgermi all'ufficio legale, di nuovo. Nah, appena leggerà l'articolo vedrai, sarà entusiasta. Invece, i tizi mascherati, che ne pensi? Beh, che siamo a New York. E tu? Sento che dietro c'è qualcosa di più grosso. Ma non parliamo solo di lavoro. A te come va? Hai avuto quella promozione? No, ma siamo praticamente a un passo da un traguardo epocale. Sai che l'Oscorp ti assumerebbe al volo, vero? Una telefonata a Harry e... Certo, ma Octavius aiuterà milioni di persone. Voglio dire, è la scelta giusta, è quello che devo fare. Sembra quasi che sia più importante del tuo altro lavoro. Non ti avevo mai sentito parlare così. Si cambia molto in 6 mesi. Perché mi hai chiesto di uscire? Beh, solo per una cena tra amici. Amici? È questo che siamo? Perché no, potremmo esserlo, se è quello che vuoi. Abbiamo un sacco di trascorsi. Sì, è vero, ma... forse è così negativo, insomma, un sacco può contenere cose utili, che ne so... Dei soldi, le chiavi, regali di Natale. Ricordi perché ci siamo lasciati? Domanda trabocchetto, vero? Salvato dalla sirena. Ci sentiamo dopo. Va. Bello vedervi di nuovo insieme. Siete sempre stati i miei preferiti. Che bello. Ok. La serata è andata, ragazzi. Ehi, sono io.
A cosa dobbiamo la mobilitazione? Sembra che il nostro amico Schulz ci sia ricascato. Shocker, non l'avevano rilasciato sulla parola. Già, non puoi più fidarti di nessuno. Tranquilla, Herman è un pasticcino. Sarà di nuovo a Riker in tempo per la cena. Ho appena cenato con la mia ex dopo averla salvata da criminali in maschera e ora devo vedermela con un folle che usa le onde d'urto per le sue malefatte. Che vita straordinariamente normale che hai, Peter Parker. Beh, è una vita emozionante. Almeno non ti annoi, Peter. Comunque, dai, attiviamo questa antenna. Ci siamo. Attenzione, unità, segnalata un'infrazione in corso. Dove sta? Presso David Shell, convergere sul luogo del reato. Peter, solo una domanda. Le attrezzature che hai costruito per il tuo amico non sono rimaste in laboratorio, vero? Per me non è un problema, ma se il comitato dovesse tornare... Non si preoccupi, Doc. Sto sempre attento a non lasciare nulla in giro. Ma la ringrazio per l'interessamento a nome del mio amico. Ha già fin troppi nemici in città. Quel buffone di Jameson e il suo branco di pecore. Ma per favore, chi ambisce a compiere grandi imprese non può cedere di fronte all'arroganza. E mi riferisco anche a noi. Parole sante, Doc. A presto. Comunque ragazzi, io direi che ci possiamo fermare qui con questo episodio di Spider-Man. Io ci sono già da parecchio, ci sono parecchio ragazzi, tra una cosa e l'altra ci sono più di un'ora, quindi il caso viene. No. Non l'avrebbe mai ammesso, ma il capo iniziava ad apprezzare Spider-Cop. Il suo approccio trasversale era a suo modo rivoluzionario. Avrebbe cambiato idea. Prima o poi. Vabbè ragazzi, a questo punto ci fermiamo qui con questo episodio. Voi come sempre fatemi sapere la vostra, lasciate like, condividete, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. Agenti, convergere verso il Long Acre. Devo fermare quell'auto. Per usarla in una rapina. Avanti a costa. Dimmi che hai il clacson di Boeliuk. Ma che cazzo? Da quanto tempo? È la tua fermata! Che maleducazione! Olè! Bella Spy!